Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo veramente orgogliosi di poter dare questo annuncio importante che è quello della finalmente arriva la Formula E a Roma. Dopo anni di promesse, annunci smentite, oggi insomma, ci sentiamo di aver raggiunto un importante traguardo. Lo abbiamo fortemente voluto, caparbiamente voluto, direi, proprio perché questo evento e questo importantissimo evento sportivo segna un punto nodale tra gli eventi sportivi di caratura internazionale, quale è quello della Formula E, con un tema che a noi sta particolarmente a cuore, quello della sostenibilità ambientale. E ha un altro pregio, mi permetta di dire, che sono i benefici a caduta sul territorio. Ossia, questo evento che viene integralmente sponsorizzato poi dalla Formula E, dall'Enel, in realtà che cosa porterà sul territorio? Porterà il rifacimento delle strade del percorso di gara, porterà un numero elevatissimo di colonnine elettriche sul territorio, il wifi all'interno del nono municipio e quindi in questo modo noi riusciamo a coniugare appunto un evento sportivo internazionale, la mobilità sostenibile e i benefici per il territorio. Sono tre elementi imprescindibili che per questa amministrazione debbono coesistere affinché tutti gli eventi siano sicuramente importanti, rilancino Roma all'interno di un panorama e di uno scenario internazionale dal quale era certamente assente, ma siano accompagnati dal territorio con un supporto, reale, concreto. Per noi questo è fondamentale e devo dire che anche i cittadini lo hanno capito. Siamo molto contenti di poter collaborare con partner così importanti. EUR ha dato tutta la logistica, curerà tutta la logistica. Stiamo lavorando ovviamente alla creazione di una serie di eventi che possano portare poi al 14 aprile, finalmente ad accogliere la partenza di questi bolidi. Ma soprattutto riteniamo estremamente interessante aver rilanciato Roma all'interno di un panorama internazionale dal quale tutti credevano saremmo stati esclusi per sempre. Invece noi siamo qui per dire che tutto questo si può fare, Roma è una città attrattiva, Roma è una città nella quale privati vogliono investire e noi siamo pronti ad aprirci a partnership interessanti purché la città sia messa al centro e questo è un evento che mi sembra rappresenti tutto questo. Io non rubo altro tempo perché poi ci saranno interventi tecnici degli assessori, interventi tecnici dei vari partner e come sapete io ho un altro impegno istituzionale. Ci tenevo però a essere presente e a farvi gli auguri per una buona giornata e per una buona prosecuzione dei lavori. Grazie.